31 luglio 2022. Sono circa le 4 del mattino, mi do appuntamento con un mio amico per partire per questo lungo viaggio e fin qui tutto liscio. Oh! Per quanto sto sudando, c'ho freddo! Ah, è vero, per configurare gli interfoni ci avrò messo circa un'ora. Un'ora e un quarto. Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. È notte fonda. Sono in realtà le 5 di mattina tipo, e saremmo dovuti essere partiti tipo un'ora fa. Adesso io ho un po' di musica, lui pure. E ci aspetta un bel viaggio verso Misano. Un bel viaggio. Stiamo andando a raduno di Marco Simoncelli. Siccome sono stato invitato / mi sono autoinvitato, diciamo che è un po' l'interpretazione. E ci aspettano circa 4 ore e 30 di viaggio. Già. Faccio la borsa di quel porco di... Qui esprimevo il mio disappunto, visto che la borsa montata sulla sedia del passeggero mi andava in continuazione a sbattere lì dietro e mi impediva i movimenti. Qui mi assicuro che Matteo stesse bene. Sta a posto! Ah, minchia, la scorta di Pulotti! Questi stanno a salire tutti a Misano per restarci tutti! Prima però di uscire dall'unico pezzetto di autostrada, decido di farmi rapinare in autogrill. Su sta colazione, qui c'è un uomo che è già distrutto. Cioè, guardate, gli fa poco. Vabbè. Scusa? Cioè, ma guarda, tu stai in mezzo alla curva, non ti puoi incazzare, sai? Aspetta, no, aspetta, fammi capire. Guarda, ci vado anch'io con la bici, però tu... Che cazzo hai detto? Qui né io né Matteo siamo riusciti a capire cosa volessero o cosa avessero detto i due ciclisti. Vai un po' avanti! Dai! No, ho grippato. Non ci credo. Ho acceso la GoPro subito dopo l'avvenuto. Sostanzialmente ero in sesta marcia a circa 80 km orari e la moto si è spenta, si è subito riaccesa, per poi rispegnersi di nuovo. Ho grippato. Non ci credo. No, la compressione ce l'ha, che cazzo c'ho? Non pesca benzina? Sì. Ma calcola, lo sai che mi ha fatto? Ti ha scotato dietro perché ti è sbloccata? No. No, 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 stavo in curva, mi sono andata da gas e si è affogata. Si è un po' affogata e poi è andata. Due volte. Ma ce l'hai il benzina? Sì, sì, ho appena aperto, ho appena visto. Come controllare un attimo l'olio. Ma ti sei spenta o l'hai spenta tu? No, mi si è spenta. Mi si è affogata due volte e poi si è spenta. Ah, io da nessuna parte, il soccorso stradale la porta al deposito più vicino. Matteo rileva dei problemi anche sulla sua moto. Cosa? Falso allarme. Prova ad accendere la spinta. Esito negativo. Decido di smontare la moto per cercare di risolvere. Spoiler, non risolvo. Non ci credo. Parando cazzo sta quella vita. Non chiedetemi perché questo video è in verticale. E anche oggi la moto torna con il carro attrezzi. Oh, ci dissociamo! E l'avventura termina con me e Matteo che torniamo a Roma con la sua moto carichi di borse. Aspetta! Guarda dell'auto. Vai, vai, vai! Oddio, non c'entro più! Vai, vai, vai! Ce sto! Oddio, me moro!
Esattamente, avevamo uno zaino sul serbatoio che portava lui davanti, una borsa tra me e lui e uno zaino dietro. Io ero abbracciato stile orso su un albero, per farvi capire. A breve uscirà un video su tutti quanti gli aggiornamenti per sapere bene cosa è successo sul motore. Io già so quel che è successo, ma non so abbastanza da fare un video. E il titolo non è clickbait, purtroppo. Fatemi sapere se volete la seconda parte nei commenti. E soprattutto fatemi sapere anche cosa ne pensate di questo tipo di video con questo format qui. Credo possa andare, chiedo a voi. E comunque stamattina mi è arrivata la fattura dal meccanico.